noi siamo stati come associazione Simi Sardinia coinvolti dal primo giorno dello spiaggiamento, siamo arrivati subito dopo il presidente del parco che era stato chiamato lì e quindi abbiamo lavorato a fianco ai veterinari fino all'ultimo giorno. Per 3 giorni io sono stato, ci mancava che dormissi insomma vicino a questo animale spiaggiato. Per noi è lavoro, nel senso che lo facciamo normalmente con la nostra associazione. Le cose sono cambiate durante la necroscopia, perché quando è stato aperto questo animale ci siamo resi conto che era qualcosa di particolare per la quantità di plastica che c'era nello stomaco. Subito ci siamo resi conto tutti, anche se non siamo veterinari, che era una cosa anomala, perché lo stomaco era zeppo di plastica e un terzo dello stomaco era zeppo di becchi di calamari, che non dovrebbero rimanere lì, dovrebbero transitare e poi essere espulsi. Quindi c'era già qualcosa di strano. Poi, muovendo questa plastica, sono comparsi piatti, reti, sacchetti di detersivo con ancora il codice a barre leggibile, si possono ancora vedere esposti qui. E già questo insomma ci ha fatto capire che questo animale aveva passato qualcosa di terribile. E poi, aprendo invece il ventre, venne fuori un feto di 2,30 metri, già morto in precedenza. Quindi questa era una femmina incinta che portava in grembo un feto morto. La storia divenne subito virale, noi abbiamo i nostri canali social, per cui è importante per noi la divulgazione per la conservazione di questi animali, delle specie. Però questa cosa divenne subito virale, perché una quantità tale di plastica nello stomaco di una femmina morta col suo piccolo ha fatto veramente scalpore. Siamo stati impegnati per mesi e per anni, abbiamo proposto noi al parco di non perdere questo scheletro, perché ci siamo accorti subito che era uno strumento potentissimo per veicolare il messaggio di quello che l'uomo sta facendo al mare, non da oggi ma da secoli, del problema della plastica e del problema che questi animali stanno scomparendo. Il capodoglio è una specie in pericolo di estinzione. Non sappiamo noi se questi animali i nostri nipoti li vedranno, veramente non sappiamo, per cui stiamo facendo di tutto perché le persone li conoscano e capiscano che proteggere la nostra casa, il nostro pianeta, il mare, è proteggere anche noi stessi. Non possiamo vivere senza questi animali.